Benvenuti, ben ritrovati, gentili spettatori, a questa prima puntata della seconda stagione di Polis, il primo piano sulla politica di Come Don Chisciotte. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Eccoci qua, cari amici, cari spettatori, a questa seconda stagione di Polis che modifica la sua struttura per dare maggior spazio sia alle notizie che di settimana in settimana riguardano la politica tanto italiana che europea, sia ovviamente alle analisi dei miei ospiti che sono stati confermati perché squadra che vince non si cambia. Ritroveremo il professor Luca Lanzalaco dell'Università di Macerata e l'avvocato costituzionalista Umberto Del Nuce. Nella prima parte della puntata, però, come dicevo, spazio alle notizie che verranno da me presentate e raccontatevi. E allora partiamo quest'oggi, essendo la prima puntata, da dove ce l'avevamo lasciati la scorsa stagione, e cioè da un'Italia in preda alle catastrofi climatiche, con la grandine al nord, ricorderete tutti le immagini di queste palle di grandine, grandi come palline da tennis, e gli incendi al sud che hanno devastato soprattutto la Sicilia. Ebbene, queste emergenze climatiche ovviamente si sommavano già all'emergenza idrogeologica che aveva investito l'Emilia-Romagna e zone limitrofe alla regione, emergenze alle quali il governo ha risposto il 28 ottobre dichiarando lo stato di emergenza per le regioni del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia, che ovviamente si è andato a sommare a quello già dichiarato in precedenza per appunto l'Emilia-Romagna. Una crisi climatica e idrogeologica che i nostri rappresentanti, come sappiamo, tentano in ogni modo di attribuire al cambiamento climatico, al climate change, questo spauracchio che è utilizzato per impaurire i cittadini italiani e più in generale europei, ovviamente a partire dagli scorsi mesi del 2023. Ebbene, è chiara la volontà che si cela dietro questo spauracchio, dietro questa strategia, e cioè, al di là ovviamente della transizione ecologica che ci vogliono imporre, la strategia è quella di nascondere la mala gestione delle amministrazioni locali a tutti i livelli, quindi dal comune alla regione, per quanto riguarda la cura e la tutela del territorio. Una mala gestione che sicuramente fonda le sue ragioni anche nell'impossibilità per le nostre istituzioni territoriali di poter investire, di poter quindi fare deficit per tutelare il territorio. Ciò ovviamente è chiaro perché accade, accade perché noi italiani non siamo sovrani della nostra moneta, ma anzi dobbiamo sottostare ai diktat dell'Unione Europea per quanto riguarda il bilancio nazionale. Un bilancio, quello italiano, di cui parleremo a lungo nel corso delle puntate, poiché ci stiamo avvicinando ad ottobre e ottobre è un mese caldo per quanto riguarda la necessità del governo di dar vita a quella che è la manovra finanziaria per il 2024, la legge di bilancio 2024 che dovrà essere sottoposta al Parlamento europeo entro la al Parlamento italiano, scusatemi, entro la seconda metà di ottobre, ovviamente per poter poi dar via a quell'iter che prevede prima lo studio nelle commissioni parlamentari e poi il voto entro fine anno. Una manovra finanziaria che, come abbiamo detto, è centrale nei mesi autunnali e che non si prospetta di facile realizzazione a causa di una serie di promesse fatte dall'esecutivo che devono però fare i conti con un'altra emergenza, quella economica, che sta attanagliando tanto la nostra nazione che i singoli cittadini. Abbiamo assistito tutti alle forti proteste che sono avvenute successivamente all'eliminazione del reddito di cittadinanza e attendiamo di capire come il governo metterà freno a questo malcontento, che rischia ovviamente di deflagrare, e non a caso si è parlato di minacce dirette alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per
Per quanto riguarda le questioni economiche, inoltre, sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, terrà banco un tema molto caldo, che è quello del salario minimo, un tema che era già stato affrontato prima dell'estate, ma che poi era stato oggetto della sospensiva il 3 agosto, sospensiva che terminerà il 29 settembre, e tema sulle quali le opposizioni spingeranno molto. Tra le questioni che però il governo ha rimandato a quest'autunno ci sono anche quelle centrali che riguardano il rapporto tra l'Italia e l'Europa, questioni fondamentali che possono davvero minare le fondamenta stesse del governo e la sua stabilità. Parliamo ovviamente della ratifica della riforma del MES, del patto di stabilità e crescita, della risoluzione, se ci sarà una risoluzione, delle controversie che riguardano le concessioni balneari, di cui si è ritornato a parlare proprio in questi giorni, nonché delle nuove rate del PNRR dopo le modifiche degli obiettivi fatti dalla cabina di regia. Tutte questioni che attanagliano il governo di Giorgia Meloni e che definiranno quanto davvero questo governo vuole puntare i piedi in Europa dopo le dichiarazioni degli scorsi mesi. Rimanendo sul fil rouge delle emergenze, non possiamo però non accennare sia al numero sempre più elevato di morti sul lavoro, le cosiddette morti bianche, con una media di circa 80 morti al mese nel 2023, sia non possiamo non parlare dell'immigrazione incontrollata che ha caratterizzato questo primo anno di governo Meloni e contro la quale il governo non è riuscito ad andare oltre le dichiarazioni di facciata. Al momento l'unica soluzione infatti prospettata è quella di trasformare l'immigrazione irregolare in immigrazione regolare per attuare una vera e propria sostituzione della forza lavoro italiana con quella a basso costo proveniente dall'Africa. Focus infine necessario su uno degli ultimi provvedimenti del Consiglio dei Ministri e parliamo cioè del decreto Caivano, con il quale il governo ha voluto mostrare tutta la sua forza e il suo pugno duro a contrasto dell'emergenza criminalità giovanile, dopo una serie di episodi molto gravi, anche e soprattutto di violenza sulle donne, avvenuti in questi mesi. Un provvedimento che certamente non va alla radice del problema e quindi non risolve le questioni sociali gravi alle quali abbiamo assistito, ma che invece si caratterizza per essere soprattutto repressivo e autoritario, proprio come ci si aspetta da un governo di destra. E questo quindi il quadro riepilogativo che abbiamo delineato rispetto alle ultime settimane, rispetto a questo periodo festivo in cui non ci siamo visti, al quale fa cornice sia il fallimentare G20 in India che le prossime elezioni europee che si attendono per il 2024. Una serie di temi centrali che affronteremo a partire da oggi e settimanalmente, lo voglio ricordare, per tutto l'anno, nella speranza di offrire un'analisi chiara degli andamenti e degli obiettivi, tanto del governo che delle opposizioni. Ovviamente, come sempre, però, prima di dare la parola ai miei ospiti, lancio il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Ci eravamo lasciati così, con il nord Italia maciullato dalla grandine e il sud in balia degli incendi, piccole grandi catastrofi climatiche a cui il governo nel mese di agosto ha risposto deliberando lo stato di emergenza per 12 mesi, per Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre a una serie di comuni dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo. Catastrofi ovviamente attribuite, come accade nel resto del mondo, al nuovo pericolo dei nostri giorni, il climate change, il cambiamento climatico. Tappeto sotto il quale è facile nascondere il dissesto idrogeologico della nostra nazione, la cui colpa principale è attribuibile all'incuria delle amministrazioni pubbliche. Un'emergenza idrogeologica a cui purtroppo se ne sommano altre, come il numero sempre più elevato di morti sul lavoro. 559 nei primi 7 mesi del 2023, che poco sembra interessare al dibattito parlamentare. E l'incremento indiscriminato degli sbarchi sulle nostre coste, più 115,18% rispetto al 2022.
nonostante l'accordo firmato dall'Unione Europea con Tunisi il 16 luglio e le rassicuranti parole dell'abbronzatissimo ministro dell'Interno Piantedosi sugli sforzi che il governo farà per potenziare gli ingressi regolari. Masse di immigrati che aggravano la già precaria situazione economica e sociale dei nostri connazionali. E se per la prima le risposte possiamo attenderle quasi esclusivamente dal confronto con l'Europa, sulla seconda Giorgia Meloni e i suoi ministri non si sono fatti aspettare. Con il cosiddetto decreto Caivano i nostri rappresentanti hanno confermato il pugno di ferro che solo un esecutivo di destra può utilizzare, inasprendo le pene a contrasto della criminalità minorile e della violenza di genere, di cui disgraziatamente abbiamo fin troppo sentito parlare in quest'estate. Venendo ai rapporti tra l'Italia e l'Europa, come sappiamo questi mesi si preannunciano davvero intensi, con una serie di domande che attendono risposta, come la riforma del MES e del patto di stabilità, il tira e molla sulle concessioni balneari, le prossime rate del PNRR e la nuova legge di bilancio, manovra politica centrale dei mesi autunnali, sulla quale Bruxelles deve apporre il suo ok. Una serie di questioni chiave per capire cosa aspettarsi dal nuovo anno, tutte da risolvere prima delle elezioni europee del 2024. Solo se supererà questi ostacoli l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni potrà proiettarsi verso le tanto volute riforme istituzionali. Polis, il nostro primo piano sulla politica. Bentornati a tutti! Allora, vedo con piacere la squadra vincente dell'anno scorso e quindi saluto subito il professor Luca Lanzalago e l'avvocato Umberto De Nucci. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a ben tutti. Ben ritrovati. Allora, come dicevo, c'è tanto da analizzare essendo la prima puntata e a questo punto vi chiedo di partire dalla cornice e quindi dalle questioni europee che poi possiamo allargare a quelle internazionali e poi magari scendiamo nel dettaglio delle emergenze nostrane. Professor Lanzalago, parto da lei. Come dicevamo, anche nel servizio ci sono una serie di questioni che riguardano i rapporti tra l'Italia e l'Europa che il governo Meloni ha accumulato nel tempo, ha posticipato e che adesso convergono tutte quante in autunno, a cavallo ovviamente con la legge di bilancio e alle porte delle elezioni europee. Qual è la sua lettura di quello che ci attende nelle prossime settimane? Sì, un saluto a tutti, ci ritroviamo e ci ritroviamo sostanzialmente con una situazione aggravata rispetto a quella in cui ci eravamo lasciati, quindi c'è una linea di continuità che è preoccupante perché è difficile da interpretare. Come mai? La domanda, ecco, è questa: come mai il governo Meloni sta lasciando accumulare, potremmo dire addirittura giorno dopo giorno, questioni così importanti, sapendo che poi esiste di fatto un vincolo che è quello che ci porrà, anzi più vincoli che ci porrà l'Europa. Le ipotesi, ecco, io vorrei formulare alcune ipotesi, cioè perché è un comportamento francamente inquietante. È inquietante anche perché, poi passo alle ipotesi, perché Giorgia Meloni aveva detto qualche settimana fa, e avevo anche scritto a questo proposito un pezzo sulla piattaforma, e dobbiamo affrontare le questioni col metodo. Ecco, io questo metodo non l'ho proprio visto. Quali ipotesi formulare? Partiamo da quella più banale, che è quella sbandierata dall'opposizione, e cioè Giorgia Meloni è una incompetente, il governo è fatto di incompetenti, non sono capaci di affrontare i problemi. È un'ipotesi banale, semplicistica, perché parte da un'ipotesi, cioè quella che appunto ci sia una sostanziale carenza da parte del generalizzata, fra l'altro,
del governo, quindi non un'incapacità ad affrontare specifiche funzioni, situazioni, ma in generale ad affrontare la situazione complessiva. Ripeto, la trovo abbastanza banale, semplicistica e tutto sommato rassicurante, no? Perché uno dice, beh, in fondo sono stupidi, poverini, che ci vuoi fare? E quindi questa ipotesi, prima ipotesi, che ripeto, è quella sbandierata dall'opposizione. Nota a piedi pagina, malignamente, Peter Gomez in qualche diretta fa, a proposito dell'immigrazione, ha detto: vorrei vedere se ci fosse il centro-sinistra all'opposizione, se sarebbe in grado di affrontare la situazione, appunto, flussi migratori. Chiusa la nota a piedi pagina, prima ipotesi. Seconda ipotesi è quella, andiamo per gradi crescenti, di seconda ipotesi è quella di una, come potremmo dire, si chiama negoziazione integrativa, cioè aumentare il numero di questioni sul tappeto per poi attivare una serie di scambi, di compensazioni reciproche per arrivare a una soluzione complessiva, no? Affrontiamo tutto il pacchetto di questioni assieme in modo tale da concedere qualcosa a qualcuno, chiedere sacrifici a qualcun altro e trovare quello che gli economisti chiamano un equilibrio. Un equilibrio. Ecco, poi queste, la ricerca di questo equilibrio, e può essere una strategia razionale, la ricerca di questo equilibrio richiede però grandi abilità politiche. Chiaro? Cioè, perché poi bisogna sapersi muovere sui vari tavoli, saper gestire appunto la questione MES, la questione patto di stabilità, eccetera, eccetera, perché poi ce ne sono anche altre. C'è il salario minimo, per esempio, c'è la questione sanità, c'è un'altra questione di cui quasi nessuno parla, ad eccezione, devo dire la verità, di Domani, il quotidiano, e cioè quello dell'impennata dei suicidi in carcere. L'anno scorso è stato un anno dove si è toccato il numero massimo di suicidi in carcere e, fra l'altro, numero massimo anche per le guardie penitenziarie, questo dovrebbe fare. E quindi questa è la seconda ipotesi, no? Mettiamo tutto sul tavolo e si trova la quadra. Terza ipotesi, inquietante, molto inquietante, qualcuno dirà complottista, però stiamo attenti perché a volte qualche paranoia, cioè qualche paranoico ci azzecca, e cioè quella di creare una situazione di tensione sociale elevata, aumentare la soglia di appunto sostenibilità di questa tensione per arrivare poi ad una soluzione drastica. Non dico assolutamente autoritaria, però sicuramente con una svolta diciamo non democratica, ecco, non democratica. E ci sono due cose che mi fanno supporre che questa terza ipotesi non sia puro complottismo paranoico. Cioè, primo, questi generali. C'è il generale Figliuolo che è in circolazione, anche se non combina niente, non fa assolutamente niente, però lo vediamo spesso in giro, e poi è emersa questa figura del generale Vannacci. Ecco, questa presenza di generali mi inquieta un po', ma seconda cosa, mi inquieta ancora di più un'altra figura, non è sfuggita sicuramente a nessuno, men che meno che a Don Chisciotte, e cioè a volte ritornano Mario Draghi. Mario Draghi è tornato, ha rilasciato un'intervista dove un'intervista molto ambigua, dove è contemporaneamente filo europeista ma anti-europeista, cioè, no? E quindi dice: siccome i vincoli che ci impone l'Europa sono troppo stringenti, ci vuole più Europa. È interessante come cosa. E poi la notizia freschissima di oggi, e teniamola d'occhio questa cosa, Ursula von der Leyen gli ha affidato la redazione di un rapporto sulla competitività dell'Europa, e sicuramente questo signore, che lei ha presentato come una delle menti eccelse dell'economia
europea. Io oggi pomeriggio mi sono divertito a fare una cosa, sono andato su Google Scholar, che noi usiamo per andare a vedere la produttività, la produzione dei colleghi, ho cercato Mario Draghi. Ecco, questo signore di veramente scientifico, non ha pubblicato quasi nulla. Ha curato un libro con Darmbash, poi se si va a vedere c'è scritto dentro poco più di 10 pagine, e poi un paper per il National Bureau of Economic Research quando era vicepresidente della Goldman Sachs, quindi questa è la mente eccelsa dell'economia europea. Ecco, gli hanno affidato questo rapporto sulla competitività, che sappiamo che la competitività è il mito su cui si basa l'Europa, la globalizzazione, ecco, un rapporto sulla competitività dell'Europa. Io penso di sapere già a quali conclusioni arriverà questo signore, che ripeto, dopo essersi ritirato nelle sue tenute per qualche mese, è riemerso, no? A volte purtroppo tornano. Esattamente, purtroppo mi associo a questa terminologia. Umberto, come dice il professore, si possono formulare, sono state formulate una serie di ipotesi riguardo questo accumulo delle questioni riguardanti i rapporti tra l'Italia e l'Europa, e una di queste sottolinea la crescita della tensione sociale, e guarda caso a queste questioni come il PNRR, il MES, la liberalizzazione delle concessioni balneari, si vanno a sommare anche problematiche più concrete di forte tensione sociale, come il caro energia, la decrescita industriale, la posizione tanto italiana quanto europea sulla guerra, che non è condivisa da una larga fetta dei cittadini, tanto italiani quanto europei. E, tra l'altro, il discorso che ha tenuto oggi Ursula von der Leyen era il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, poiché il suo mandato finisce così come il mandato della Commissione europea e del Parlamento europeo poi in vista delle elezioni. E allora a questo punto chiedo anche a te qual è la tua opinione sullo stato dell'Unione europea e sullo stato dell'Italia tanto nel consenso europeo che in quello mondiale. La mia impressione è che la situazione sia abbastanza critica per l'Europa in generale, considerato anche che la Germania, che insomma era uno dei carri trainanti dell'Europa, è in profonda crisi, e l'Europa si trova in una profonda crisi geopolitica, anche strategica. Da una parte le sanzioni contro la Russia e il caro energia hanno colpito l'economia tedesca, che comunque fondava la propria forza anche sull'energia a basso costo. E vediamo anche che, diciamo, in Africa, no, si sta sollevando un po' una protesta diffusa anti-francese, anti-colonizzazione, che minaccia di avere ripercussioni sulla produzione energetica francese, in particolare in questo caso. E tutto questo in un contesto internazionale che in realtà si sta muovendo molto e sta presentando delle situazioni inedite. Da una parte pare di vedere come l'Occidente si sia mosso con una arroganza, diciamo, abituale di una potenza globale abituata a fare il bello e il cattivo tempo in giro per il mondo, se non che si è trovata di fronte a un mondo che si sta compattando contro di esso, o meglio per rafforzare i propri interessi e le proprie posizioni. Vediamo innanzitutto, no, il gruppo dei BRICS che si espande, adesso vengono aggiunti 6 nuovi membri, ma fioccano le richieste. Già adesso è stato calcolato che questo gruppo BRICS con questi 6 nuovi membri controlla circa il 50% della produzione petrolifera mondiale. Se il numero verrà ancora espanso, includendo anche stati come Venezuela, Algeria e altri,
addirittura il gruppo di BRICS può arrivare a 70-80% della produzione petrolifera, e questo significa di fatto che un processo di de-dollarizzazione del mondo è comunque ormai già avviato. E noi ricordiamo cosa è successo per esempio alla Libia di Gheddafi, quando ha provato anche a svincolarsi dalla dollarizzazione degli scambi energetici, e questo diventa un problema vitale per gli Stati Uniti e quindi per l'Occidente e per la colonia europea, perché senza un mondo che scambia prodotti in dollari, quindi senza una continua elevata domanda di dollari, il progetto egemonico degli Stati Uniti non regge alla pressione, diciamo, monetaria, e quindi di fatto questo sembra un preludio a un aumento delle temperature, diciamo, dei conflitti globali, perché di fatto sta diventando una questione di sopravvivenza per gli Stati Uniti come egemonia, e tutto questo in un momento in cui tutta la forza della NATO e degli Stati Uniti mostra segni di debolezza, perché tutta la acclamata controffensiva ucraina, per esempio, è sotto gli occhi di tutti, no, gli scarsi risultati che sta portando. Quindi l'Occidente sta esaurendo le scorte di armi senza particolari successi sul campo, nel frattempo si scaldano anche, no, tensioni con Taiwan, con la Cina, e quello che sembrava, diciamo, un contesto isolato piano piano prende forma di una guerra globale ibrida per determinare il nuovo corso della geopolitica globale, cioè se sarà ancora una egemonia statunitense o una, diciamo, una conduzione multipolare degli interessi in campo. Quindi in tutto questo l'Italia si trova schiacciata con, diciamo, seppur negate, diciamo, direttive a, per esempio, abbandonare progetti della Via della Seta, e l'Italia si trova con ancora più scarsa manovra in un'Europa fortemente in crisi, crisi voluta da gruppi di potere d'oltremanica, cioè d'oltreoceano, per motivi di supremazia. Quindi in questo contesto direi che la posizione dell'Europa e dell'Italia in generale mi pare piuttosto critica. Ecco, se mi permetti, nei momenti di crisi, soprattutto nei momenti di guerra, la tensione sociale cresce e quindi prende sempre più corpo la terza ipotesi formulata dal professore sul voler in qualche modo poi imporre anche in maniera autoritaria un controllo maggiore su una popolazione sempre più in crisi. Quindi, diciamo, potrebbe essere la corretta interpretazione? Certo, secondo me sì, e secondo me c'è anche un tentativo di porre l'Italia alle strette e obbligarla, per esempio, a firmare il MES. Però sicuramente, secondo me, tentativi diciamo che spingono verso una gestione più autoritaria della politica nazionale ci sono, e li vediamo anche negli Stati Uniti, per esempio, dove comunque intorno alle elezioni presidenziali si stanno muovendo poteri forti a cercare di in qualche modo determinare in ogni modo gli esiti di quelle elezioni, e me lo vediamo anche in Argentina, dove sempre certi interessi occidentali si muovono per cercare di portare l'Argentina fuori dai BRICS. C'è un candidato che ha dichiarato che se vincerà le elezioni farà riuscire l'Argentina dai BRICS, per cui è evidente che in un momento così delicato dal punto di vista anche militare e geopolitico c'è meno fiducia in generale dei poteri verso la democrazia, è un tentativo di controllare di più le scelte politiche, e secondo me le nostre, diciamo, spinte al presidenzialismo vanno assolutamente in questa direzione. Assolutamente, infatti poi nelle prossime puntate, superata, diciamo, tutta questa fase di analisi del progresso e anche dei problemi che più sono vicini nell'agenda politica, ovviamente torneremo anche a parlare poi delle riforme strutturali che il governo Meloni
cercherà di portare avanti. Umberto, sull'autoritarismo torneremo anche dopo nella seconda domanda, perché c'è da analizzare il decreto Caivano. Prima però ridò la parola al professore, venendo quindi alle questioni interne, per riprendere un po' il fil rouge delle emergenze, che così come i rapporti tra l'Italia e l'Europa sembrano sommarsi, perché appunto abbiamo parlato di emergenze idrogeologiche, emergenza immigrazione, emergenza criminalità giovanile e insomma, che danno una fotografia abbastanza chiara dello stato in cui versa la nostra nazione. Professor Lanzalaco, la prossima emergenza, questa è, diciamo, una domanda un po' cattiva, la prossima emergenza può riguardare proprio il governo Meloni, che non è in grado di gestire tutto ciò? Allora, la prossima emergenza, così semplice, la stanno già preparando con l'aumento del numero di casi di Covid, si è ricominciato a parlare di mascherine e di vaccini ai soggetti fragili e anziani. Quindi diciamo che c'è già quella pronta. Un'emergenza sul governo Meloni potrebbe esserci, perché come ho già detto più volte, fare il mago Telma, prevedere il futuro, poi si rischia di sbagliare, molto meglio prevedere il passato, almeno si va sul sicuro. No, è che il governo Meloni, la Meloni, Giorgia Meloni in particolare, dà l'impressione di essere in, non grosse, però in difficoltà sul fronte interno. Cioè lei dava probabilmente per scontato questo, che poteva muoversi liberamente sull'arena internazionale e su quella nazionale, data la forza della maggioranza, poteva star tranquillo. Ecco, questo, le cose non sono andate esattamente così, perché primo all'interno della maggioranza sono emerse divisioni di cui abbiamo già parlato, una conflittualità latente, talvolta anche manifesta, con Salvini, e adesso bisogna vedere cosa farà Forza Italia. Quindi è una maggioranza rissosa al suo interno, non compatta. Per di più Giorgia Meloni si è trovata di fronte anche a delle uscite estemporanee di suoi ministri, talvolta anche di parenti, ecco, che a volte sono anche ministri. Quindi l'impressione è che la situazione le sia un po' sfuggita di mano. E nel caso in cui non sia in grado di gestirla, a mio parere, non è da escludere, non dico che è probabile, ma non è da escludere un ritorno a un governo. Qualcuno ne ha già parlato, cioè Carlo De Benedetti. Il ritorno a un governo tecnico, indovinate, presieduto da chi? Non a caso questo signore, cioè Mario Draghi, è tornato in circolazione. Quindi non lo escludo, non è da escludere questa cosa, che di fronte a grosse difficoltà sull'arena nazionale, che si stanno ingigantendo e che sembrano quasi alimentate artatamente, perché la situazione delle emergenze in Emilia-Romagna è lasciata andare completamente. Adesso gli immigrati nelle ultime 24 ore sono arrivati, leggevo prima, una cosa tipo 6.000-7.000 persone. Cioè è una situazione, ecco, viene tutto lasciato e quindi potrebbe crearsi una situazione di tensione, di difficoltà, di fronte alla quale riemerge un governo tecnico, e diciamo questa riapparizione di Mario Draghi rende plausibile questa ipotesi, non oso dire probabile, ma plausibile sì. Professore, il fatto che Giorgia Meloni abbia chiamato in causa anche sua sorella può essere un indizio di questa fragilità tra i suoi alleati, nel senso che
quando non sai a chi rivolgere, a rivolgerti, ti rivolgi alla tua famiglia perché pensi che non ti possa deludere o tradire più di tanto. Sì, questa è la lettura che è stata data, certamente chi è vicino a Giorgia Meloni, pensiamo a Crosetto, pensiamo a Lampelli, hanno detto, no, guardate che Arianna Meloni ha sempre fatto politica, eccetera, certamente, però il fatto che lei la metta a capo dell'ufficio politico è chiaramente, a mio parere, un segno di un bisogno di affidabilità e di sicurezza. Cioè lei deve blindare l'arena domestica, nazionale, deve blindarla, perché le sta sfuggendo di mano. Quindi io lo leggerei come un tentativo di, appunto, blindare la situazione con persona che, cioè non è che abbia messo lì una persona che passava per caso, è una militante, Arianna Meloni è una militante di destra da molto tempo, ha sempre fatto politica in quello, quindi non ha preso l'ultima persona, ripeto, che passava casualmente di lì, però è un segno di una ricerca di sicurezza, garanzia, sta cercando di blindare la situazione domestica prima che le scappi di mano. Ripeto, ci sono alcune persone di cui lei non riesce più a, o non è riuscita a controllare le dichiarazioni, comportamenti, cioè non è invidiabile la sua posizione. Certo, certo, assolutamente. Umberto Del Noce, l'ultima domanda per te per chiudere questa prima puntata, ovviamente domanda incentrata sulla politica interna, perché il professor Lanzalaco ovviamente ha parlato di una debolezza mostrata dall'esecutivo Meloni e soprattutto di una poca fiducia della Meloni in alcuni suoi alleati di governo, e una debolezza che però, diciamo, mal si sposa invece con l'immagine che il governo cerca di dare di sé, e c'è questo pugno di ferro che sta utilizzando soprattutto nei confronti della criminalità giovanile. E quindi veniamo al decreto Caivano, sul quale poi ti chiedo di andare nello specifico per analizzare alcuni punti principali, e poi in generale ovviamente anche per te un commento su questa emergenza sociale che spazia dalle morti sul lavoro all'immigrazione, alla criminalità giovanile, alla violenza di genere. Che ne pensi, com'è la situazione dell'Italia? La situazione dell'Italia mi sembra, non voglio essere disfattista perché comunque è importante mantenere un occhio di speranza, ecco, però sicuramente non è una situazione facile. L'immigrazione incontrollata di fatto crea una tensione sociale di vario genere, perché crea una lotta fra poveri, un abbassamento dei salari, e crea del vero e proprio degrado, perché se l'immigrazione non è accompagnata da politiche culturali e sociali di integrazione, quello che si fa è che si va a creare dei quartieri ghetto, e a chiunque abbia preso un treno regionale la situazione è evidente, perché la situazione, per esempio, delle stazioni, dei quartieri limitrofi, le stazioni soprattutto nelle città centrali, mi riferisco a Milano, per esempio, Torino, Roma, è una situazione devastante, perché è pieno di degrado di vario genere, perché poi è evidente che delle persone che non vengono aiutate a integrarsi e vengono lasciate così, senza scopo e senza prospettive, senza dimora, non maturino un rispetto per le istituzioni, un rispetto per i territori, non c'è un'educazione al rispetto delle cose comuni. Ed è evidente che se vediamo anche ad altri imperi della storia, per esempio, altre grandi ondate migratorie, si è sempre in situazioni con una forte cultura in grado di assorbire anche culturalmente l'immigrazione. Per esempio durante l'impero romano, la cultura romana, ma o la cultura cristiana protestante, per esempio. Quello che voglio dire è che senza
diciamo, delle spalle forti di una chiara identità e di una chiara anche narrativa culturale della propria nazione, l'immigrazione non può che generare un caos sociale. E questo in un periodo già particolarmente difficile per l'Italia. E secondo me la criminalità, e anche quella giovanile, è fortemente legata a questo, perché comunque abbiamo nuove generazioni. Lo si è visto per esempio in Francia anche negli anni scorsi, ci sono queste nuove generazioni che da una parte non sono più connesse alle proprie radici culturali, ma non sono neanche del tutto accolte nelle radici culturali in cui si vengono a trovare, e si trovano in una sorta di limbo, no? Limbo perfetto per chi vuole lucrare su lavoro a basso costo, su una popolazione divisa, incapace di lottare per i propri diritti, incapace di vedere i propri diritti prima ancora di reclamarli, e quindi priva di una così coscienza di classe o una coscienza collettiva in grado di farla unire, per esempio per opporsi a misure o manovre liberticide, o comunque che vanno verso un aumento del controllo, però di fatto creano delle situazioni disgregate a livello interno, sotto vari punti di vista. E quindi è anche da questo punto di vista che trovo il decreto di cui ho parlato, Caivano, è assolutamente inefficace, perché più che altro serve, no, a dare una forte identità politica al governo Meloni, nel senso che gioca sulla solita retorica della sicurezza, del pugno di ferro, del contrastare la criminalità, però di fatto questo viene fatto soltanto con misure coercitive e non c'è nessun riferimento a dimensioni di tipo culturale o sociale. Ma è inutile aumentare, no, l'asprezza di misure coercitive se questo non avviene all'interno di un quadro che preveda un percorso anche di tipo appunto culturale, ma anche lavorativo, verso tutta questa fascia giovanile in evidente difficoltà. E se mi è permesso, secondo me è ancora un po' peggio, perché comunque questo decreto al suo interno contiene un grimaldello, nel senso un vero, quello che pare un po' un ricatto verso le famiglie, cioè il carcere, no, per l'illusione dell'obbligo scolastico. Cioè i genitori che non mandano i figli a scuola rischiano 2 anni di galera, invece nel caso in cui l'alunno, pur essendo iscritto a scuola, fa molte assenze tali da di fatto eludere l'obbligo formativo, 1 anno di reclusione, il che pare abbastanza grottesco, comunque al di fuori di una logicità, anche perché questa normativa, diciamo, è guidata da una strigliata che l'Unione Europea ha fatto all'Italia, perché l'Italia è il paese in Europa con il più alto tasso di minori che abbandonano il percorso scolastico. Però questo non è legato strettamente alla questione delinquenziale, perché in realtà, per esempio, in Italia le statistiche mostrano che la maggior parte dei genitori segue percorsi alternativi per motivi ideologici o religiosi, ma soprattutto ideologici, anche perché ricordiamo che l'Italia è l'unico paese in Europa e credo nel mondo che ha 11 vaccini obbligatori per poter iscrivere i minori alle scuole. Quindi ci sono molti genitori che si sono organizzati, per esempio, con percorsi di scuola parentale, ma questa scuola parentale comunque richiede dei controlli dello Stato che va a verificare anno per anno che il contesto familiare in cui l'educazione viene impartita garantisca, diciamo, competenze tecniche o capacità economiche tale da sopportare questa decisione. Però è evidente che quindi questa misura, no, del carcere per l'elusione dell'obbligo scolastico va chiarita rispetto soprattutto alla scuola parentale, e soprattutto nei casi in cui, cosa succede se, per esempio, come è successo negli altri anni, sopravviene qualche forma
di emergenza, per cui vengono imposte per esempio delle misure sanitarie ai minori per poter continuare il percorso scolastico, e in questo caso durante l'anno, l'anno già iniziato, il genitore non può organizzarsi per un percorso, diciamo, di scuola parentale, e per cui di fronte a un'alternativa fra rischiare il carcere o adempiere agli obblighi scolastici. E quindi di fatto in un decreto che fa leva sull'emergenza della violenza giovanile viene, diciamo così, seguito un diktat europeo che però non riguarda in realtà l'emergenza delinquenziale giovanile, ma riguarda il problema della sfiducia nel sistema scolastico di molti genitori italiani, perché se non sbaglio l'Italia ha il 13% di abbandono scolastico, che è una percentuale enorme, che dimostra che in realtà c'è una grande fetta di popolazione che per motivi o ideologici o legati magari alla scelta vaccinale, oppure di sfiducia negli istituti scolastici, fiducia che tra l'altro, ho detto fra di noi, è anche condivisibile visto la situazione devastante in cui versano gli istituti scolastici e anche la didattica, perché la didattica, credo che comunque sia abbastanza l'esperienza di chiunque abbia un figlio, vedere come di anno in anno la situazione appunto della qualità didattica crolli. E questo è legato anche al discorso di prima, perché è evidente che una scuola che viene di fatto anche invasa, tra virgolette, no, di nuove generazioni che vengono da tessuti sociali degradati o che magari non parlano neanche la lingua italiana, ha un impatto poi su tutta la didattica, perché comunque è anche, tra virgolette, un freno, comunque un elemento che influisce sul livello, sulla qualità dell'insegnamento e sulle dinamiche che si instaurano a scuola. E quindi poi di fatto mettere il carcere per chi non garantisce la frequenza scolastica, così a me ha fatto un attimo storcere il naso, ecco. Assolutamente concordo, penso che questo attacco velato all'istruzione parentale, che poi è un tema centrale per il mondo, chiamiamolo così, del dissenso, è tra le normative più preoccupanti che sono state introdotte con questo decreto Caivano. E ti confermo che la percentuale intorno al 13%, 12,7% per la precisione, di abbandono scolastico nel 2023, secondo i dati del 2023, ovviamente con picchi molto importanti per quanto riguarda il meridione, addirittura la Sicilia va oltre il 20%. Signori, è stato un piacere avervi qui per questa prima puntata e per iniziare ovviamente al meglio questo nostro percorso. E a questo punto ci diamo appuntamento alla settimana prossima per tutte le nuove, tutte le novità ovviamente di questo governo. Buona serata. Buonasera a tutti. Buona serata a tutti i nostri spettatori.